dietro 6 ore 5 e tiravano 6 8 1 in fronte via partono la reattività con il gas del 666 la curva della Cicogna verso la curva del paddock. Il pilota di testa del mentre c'è un problema evidentemente con un car cross della polvere ma anche purtroppo aggrappato alla, al cordolo esterno e lì è bloccato evidentemente. Vediamo un po' di questa gara che da le bandiere gialle all'uscita della curva della Cicogna. Pilota che si mette in sicurezza. Ovviamente la massima attenzione perché comunque è nella parte esterna della traiettoria uscita della curva della Cicogna e ovviamente quando sono esposte le bandiere gialle c'è il divieto assoluto di sorpasso. Dunque certamente l'attenzione massima nella curva della Cicogna dove non si può sorpassare, inclusa la marcia dei piloti di testa dove dopo il primo pronti via vede Simone Firenze e Gabriel Di Pietro si conferma in seconda posizione con Lorenzo Mognol in terza, Paolo Tonel in quarta e Jason Godossi in quinta. Altro kart che non transita, dunque purtroppo Cristian Tiramani, Francesco Pinocchio e Federico Pini non hanno completato il primo giro, cosa che stanno tentando di fare gli altri. Terzo giro completato, dunque certamente un inizio in questo caso, in questa seconda semifinale, molto, comunque molto contrastato con ben tre piloti che non hanno neanche completato il primo giro per contatti e incidenti vari che appunto li hanno coinvolti. Là davanti dunque sono cinque al momento che stanno lottando per l'ingresso in pista e dunque per la finale del gruppo tipo 3 kart cross. Il passaggio di Simone Firenze Gabriel Di Pietro che insegue, le bandiere ovviamente rimangono fisse alla curva della Cicogna dove non si può assolutamente sorpassare e chiaramente dunque in quell'angolo lì, in quella curva lì la gara si neutralizza per così dire, però poi si può ripartire immediatamente e cercare di superare gli avversari dopo il passaggio delle bandiere gialle. Gli altri sono fuori dalle traiettorie, attenzione comunque che Simone Firenze è in lotta serrata con Gabriel Di Pietro che evidentemente vuole andare a prendere il primo posto e del resto i piloti. Che però è lontano nel giro, è doppiato, dunque non dobbiamo come dire essere tratti in inganno perché comunque apparentemente è terzo ma in effetti è doppiato. Vito Contardo davanti Firenze, Di Pietro, Mognol, Lorenzo Mognol, Paolo Tonel e Jason Godossi. Ha fatto un attacco clamoroso. Siamo ormai all'arrivo del sesto giro, attenzione dunque con Simone